Tra le quattro chiese storiche di Verona, quella di Sant'Anastasia, a due passi da Piazza delle Erbe, è da sempre considerata il luogo sacro di riferimento per i cittadini veronesi. Tale importanza è suggerita inequivocabilmente dalla sua maestosa dimensione, dalla ricchezza dell'architettura e delle opere al suo interno e dalla sua precisa posizione nel cuore della città. Avrebbe dovuto infatti chiudere trionfalmente la via Postumia arrivando fino al fiume. Iniziata a costruire nel 1290 dai frati domenicani, per ben due secoli subì importanti trasformazioni, tra cui la realizzazione delle absidi e del campanile, ma anche arricchendosi delle meravigliose decorazioni che ancora oggi possiamo ammirare. Prima fra tutte l'incredibile portale ogivale che emerge dalla superficie a mattoni della facciata, una splendida lavorazione a fasce alterne di marmi rosa, bianchi ed azzurri, e cornice di un ingresso binato sormontato da altri due archi ogivali affrescati. La pianta è a croce latina e all'interno della chiesa si percepisce l'ampiezza maestosa tipica dello spazio gotico, uno spazio profondamente spirituale diviso in tre navate scandite da campate quadrate e coronate da volte a crociera. Appena entrati, si notano subito le due celebri acque santiere del Cinquecento, sostenute da due figure chiamate scherzosamente i Gobbi di Sant'Anastasia, mentre lungo tutto il corpo della chiesa si susseguono le cappelle votive commissionate dalle più importanti famiglie veronesi e in cui possiamo trovare opere d'arte di immenso valore, come le pale d'altare di Liberale da Verona, Francesco Carotto e Girolamo dai Libri. Tra le tante meraviglie presenti nella chiesa, l'attenzione verrà sicuramente rapita dallo straordinario monumento funebre a cortesia da Serego, realizzato a sinistra dell'altare nella prima metà del 400 dal pittore veneziano Michele Giambono. Ma il capolavoro per il quale Sant'Anastasia è famosa in tutto il mondo è sicuramente l'affresco di San Giorgio e la Principessa del Pisanello, posto sull'altissimo arco trionfale della Cappella Pellegrini, a destra dell'altare maggiore. Datato 1436-1438 e probabilmente allegoria della peste che più volte afflisse la città, esso rappresenta il momento in cui il Santo Cavaliere sta montando a cavallo per andare ad uccidere il drago e salvare così la principessa offertagli in sacrificio. Che avranno la fortuna di entrare nella chiesa di Sant'Anastasia ed osservare tutte le sue meravigliose opere d'arte, non potranno che essere colpiti in modo profondo dal suo penetrante senso del sacro e dallo stile sublime del suo gotico internazionale.